da quando è arrivato Baldini sto finalmente vedendo questa squadra legata molto alla città, ai tifosi, alla maglia, quindi ecco perché all'inizio nessuno ci avrebbe mai scommesso che il Palermo arrivava in finale, e invece ci è arrivato perché forse qualche giocatore ha invertito la rotta, ha capito che cosa significa sudare, correre per quella maglietta lì, entrare al Barbera è una cosa indescrivibile. Loro hanno la fortuna di rappresentare una città come Palermo, avere dei tifosi meravigliosi che non li abbandoneranno mai, anche nei momenti più cupi. Quindi indossare quella maglia, credo che, ma io l'ho sempre detto, per un giocatore nella sua carriera deve sempre passare da Palermo. Qualsiasi sia la carriera che farà, deve passare prima da Palermo per capire la differenza tra Palermo e le altre città. Molti giocatori si sono affezionati, io in primis, anche giocatori importanti che hanno vestito quella maglia, ancora parlano della città, di come sono stati la gente, i colori, cioè il folklore di questa città. Quindi non si dimenticherà mai. Quindi Palermo sempre nel cuore. Tanto anche nei momenti che non ci sei fisicamente, magari che sei, arriva il giorno della partita e il pubblico ti spinge, non c'è niente da fare, anche quando sei stanco l'adrenalina te la fa salire il pubblico, quindi io non la vivrei molto aspettando questa partita, io andrei in giro per Palermo, mi divertirei a chiacchierare proprio con la gente, a sentire quello, i loro umori, le loro gioie, e arrivare serenamente a questa partita, perché tanto ti spinge il pubblico. Il pubblico sarà proprio, ti manderà l'onda d'urto, ti manderà. Quindi questa squadra dovrà solo entrare in campo, poi ci penserà il pubblico. E sentire la città, sentire il pubblico, perché già quando io lo sento da qua, cioè i brividi. Quindi è impossibile che un giocatore, quando sale da quella scaletta e vede quella cornice, non dia il massimo. Qualsiasi cosa abbia fatto durante la settimana, quindi non è allenarsi troppo, allenarsi poco, fare una cosa normalissima, arrivare a domenica pensando solo che dopo 90 minuti forse una città esploderà dalla gioia, e dare la Serie B a questa città sarebbe proprio, loro rimarranno proprio nella storia del Palermo, quindi solo questo dovrebbe bastargli per portarli in Serie B.